Allora, io darei subito, dopo aver accennato a un breve profilo, voglio leggervi qualcosa perché se non rischiamo di metterlo nel comparto dei cuochi e di quelli che fanno la pasta col pomodoro. Stella della Ristorazione 2008, insignito del titolo l'unico che è stato dato ad Honorem nel 2007, grande maestro di cucina. Nel 2006 riceve l'Oscar della cucina come chef dell'anno ed è cavaliere del lavoro. Nel 2004 premio alla letteratura gastronomica con il suo libro La mia cucina semplice, rapida e salutare. Il premio internazionale la CREA con la motivazione per aver dato un messaggio di corretta alimentazione tramite gli schermi televisivi. Tra i suoi meriti c'è soprattutto quello di aver dato al mestiere di chef una nuova declinazione, avendolo portato fuori dal suo luogo sacro, la cucina, per aprire nuove prospettive. Esperienze in Rai, 2500 ricette, check-up insieme al professor Calabrese, Uno Mattina. E Fabio Campoli è anche una delle rare e autorevoli figure, senta bene professor Calabrese, questa forse non la sa nessuno, non la sa. Una delle poche autorevoli figure in Europa, per non dire nel mondo perché non voglio esagerare, a lavorare per il cinema come chef design. Specializzazione più estetica che gastronomica, ma parliamo di cibo di scena. Ha curato i set di Mission Impossible 3, The Cameron, L'ora di punta e l'altra sera, posso garantire perché ero presente, abbiamo terminato il lavoro del film Nine con Valerio Mastrandrea, Jennifer Lopez e Nicole Kidman, giusto Fabio? Sì. Confermi. Ok. E poi adesso è in lancio un libro importantissimo che si chiamerà La mia cucina, semplicemente differente, su cui sta lavorando. E infine, non meno importante, è il fondatore e presidente del Circolo dei Buongustai, di cui mi onoro di esserne il direttore. Questo l'ho fatto un pochino largo perché averlo a bordo di questo progetto Magic Cooker vuol dire che un volto così importante, una scienza del fornello, se così mi passa il termine, non ha scelto a caso per fare i danè, come dice Roberto Vecchioni nella canzone San Siro, ma perché crede in questo progetto e lo sentiremo con le sue parole. La parola a Fabio Campoli, grazie. Grazie ad Armando, buonasera a tutti, ci siamo già salutati quasi tutti, ci conosciamo più del 50%, quindi grazie a voi per la presenza qui oggi e grazie a Ferrari per averlo organizzato, perché è un momento importante, è un momento che serve per così dire rinfrescare un po' l'idea, dire dove va questo Magic Cooker, perché se guardiamo il passato ne è stata fatta tanta di strada, anche con un sospiro, dico... sono 3 anni, per voi 5 che state investendo, parlo dei Ferrari, su questo magico progetto. E la prima parola che voglio dire, dopo tanti anni ci credo, cioè guardo loro perché è veramente secondo me un prodotto che ha tanto spazio, siamo soltanto all'inizio. Siamo partiti, come tanti di voi sanno, dal pessimismo da parte mia, cioè non ci credevo in un coperchio all'inizio. Ma poi man mano l'abbiamo sperimentato, mi sono reso conto che non era più un coperchio. Quindi diciamo che da un paio di anni fa abbiamo cambiato intanto noi a pensarlo, parlo di noi sempre come gruppo. Il primo passo importante è stato quello di non pensarlo più come un coperchio. E abbiamo pensato che è un metodo di cottura. Poi da lì c'è da costruire, quella era soltanto la base, perché c'è da costruire tutto il palazzo, che pian piano diciamo che abbiamo fatto qualche piano, no? Però intanto il primo passo era quello di non definire, guardo Lorena perché abbiamo condiviso tanti momenti, quindi il primo passo importante che io voglio condividere è che non è un coperchio, secondo me è proprio un metodo di cottura e su questo sono andato avanti e siamo andati avanti. Sicuramente quest'ultimo anno è stato importante per la sperimentazione perché mi sono messo proprio i fornelli a fare gli esperimenti, come sono io, curioso, ogni qualvolta. Anche per la RAI, per tutto quello che faccio, per me è sempre, sono sempre spinto dalla curiosità. Quindi mi sono messo a fare sempre le comparazioni, cioè un prodotto cotto con il coperchio normale
un prodotto con il Magic Cooker. Poi io sono fissato per 3.000 cose che sono più tecniche, per i colori, per tutte quelle cose che non toccano l'aspetto del professore, lo guardano, poi ne parlerà lui. Però da poco io vedo il prodotto in trasformazione, quello che succede, come lo digerisco, come viene, cioè, prenderemo degli esempi e i risultati secondo me ci sono, anzi secondo me, ormai secondo tutti voi, perché se no non eravate qui, quindi voglio dire, la mia testimonianza è importante, quello che voglio dire è che assolutamente bisogna pensarlo come metodo di cottura. Se il vado e penso microonde, proprio per parlare del microonde, dei forni convenzione vapore, del tostapane, ogni strumento di cottura che è stato immesso in cucina ha avuto anche il suo tempo. Cioè, se noi pensiamo alla stessa pentola a pressione, che a confronto del Magic Cooker io la reputo proprio tutta un'altra cosa, quanto tempo ci ha messo, un po' di tempo, per entrare nella filosofia della gente, no? E il Magic Cooker è tutt'altro, perché a parer mio, parlo da cuoco, non voglio mai toccare, cerco sempre di dividere questo aspetto, perché non mi piacciono i cuochi che fanno i nutrizionisti o i dietisti, quindi spero che almeno di rimanere nel mio campo, no? Però per il mio i prodotti sono proprio tutta un'altra cosa. Penso che potremo vedere fra poco anche un estratto. In questi giorni, in quest'ultimo mese e mezzo, abbiamo lavorato tanto, anche 2 mesi, anche 3. Vi sarà fornito un nuovo, scusa Marco, posso anticiparlo queste cose anche del manuale nuovo anche, no? Stiamo lavorando a un nuovo manuale che non è un ricettario, che spiegherà i metodi di cottura, ovvero se noi prendiamo 4 uova, le mettiamo in padella, che succede? Abbiamo inventato assieme ai Ferrari anche come gestire il calore con dei segnetti grafici, così voi avrete diviso, che ne so, come cuocere un uovo, prima fase, seconda fase, terza fase, cioè a prova di tutti, anche uno che non ha mai cucinato gli verrà poi a proprio gusto. Però quando vedrete questa leggenda nuova, vedrete che per fare la fritta ti abbiamo detto 3 minuti a gestione del calore 3, con 3 quadratini rossi, 4 minuti a gestione del calore 6, lasciate riposare 1 minuto, tutte queste tecniche di cottura saranno divise per fasi, quindi sarà un grande aiuto anche per voi che andate a vendere, praticissimo, no? Io non so se possiamo vedere anche un contributo del video.